Da oggi l'archivio è aperto alla consultazione degli studiosi. Cuccia seguiva personalmente tutta l'attività della banca e conservava scrupolosamente le carte. Proprio l'idea di provare a rendere visibile non solo la mappa della conoscenza del singolo istituto, ma la mappa delle relazioni fra i diversi istituti e il settore produttivo. Gli archivi, come le aziende, funzionano meglio se fanno sistema nell'interesse loro e nell'interesse degli studiosi. Incoraggiamento assoluto dell'ampliamento degli studi e del collegamento degli archivi fra di loro. È uno di quegli stereotipi che dopo la pubblicazione di questo quaderno non potranno più essere ripetuti. Perché? Ma perché la storia è molto più complicata e più profonda. E per vedere la svolta dell'Olivetti e il passaggio all'informatica bisogna attendere quasi 20 anni e l'avvento dell'ingegner De Benedetti. Io, quando seppi il risultato, stavo navigando sulla mia barca a vela nello stretto di Messina. Mi chiamò Andrea Manzella, che era il segretario generale di Palazzo Chigi. Ciampi era il presidente del Consiglio e mi disse: Carlo, hai vinto. Io non so cosa avrei fatto. Ero pazzo di gioia perché sapevo che avremmo salvato l'Olivetti. Se non sappiamo da dove veniamo, non potremo mai capire dove vogliamo andare. Nella storia dell'Olivetti vediamo veramente i punti di forza, i punti di debolezza del capitalismo italiano. Due righe che mi ha rivolto ieri Piero Maranghi. Caro Pagliaro, pochi giorni fa ho avuto l'occasione di conoscere il lavoro finora svolto sull'archivio storico, ho visto rigore, costanza, passione, il senso di responsabilità ed ho riconosciuto i tratti distintivi della casa. Senza memoria non c'è storia, senza memoria non c'è passato, senza memoria non esiste futuro. E certamente questo è l'esito corretto di questa giornata, che rappresenta l'inizio di un processo di apertura dei nostri archivi.